un nuovo video. Ho un po' giù la voce, la mia voce fatica un pochino, perché ieri c'è stata la partita Italia-Inghilterra, la finale europea. L'Italia ha vinto, campione d'Europa, quindi insomma ho urlato come una matta e la mia voce ne risente. Però sono carichissima, oggi è lunedì 12 luglio e stiamo per andare a Disneyland, raga, a Disneyland. Uno dei miei sogni da quando sono bambina, non vedo l'ora veramente di vedere tutto quanto. Però prima volevo farvi vedere delle foto che mi ha fatto Jody ieri, perché ne vado molto fiera. Questa qui è la foto con la Torre Eiffel, questa è una foto al Louvre e queste sono altre foto scattate al Louvre, tra cui anche quelle con la Mona Lisa. E niente ragazzi, volevo flexarvele perché sono molto fiera di questi scatti. Adesso sono le 8 di mattina più o meno, dobbiamo partire tra pochissimo. Lì c'è anche l'Ilma, saluta Ilma. Voglio svegliare mai così. Lui presto. È sempre provato dalla vita, perché di solito si sveglia a mezzogiorno, ammettilo, a mezzogiorno. E quindi quando si deve svegliare presto è. Io invece sono sempre super carica, stiamo per andare a far colazione e poi si parte! Buona colazia a tutti! Stiamo aspettando il bus per andare a Disneyland, però c'è un problemino, ovvero che piove. Però vabbè, sarà bello comunque, speriamo che smetta. Però cosa ne pensi? Io penso che potrebbe essere comunque un vantaggio. Vediamo il bicchiere mezzo pieno per il fatto che ci sono molte cose al chiuso e magari c'è meno gente forse. Speriamo. Comunque domani è un anno degli Ilma. Mua. Siamo sul bus e siamo praticamente arrivati al parco. Raga, siamo arrivati, stiamo entrando e sono più gasata di tutti i bambini che ci sono qui. Cioè vedremo Russell, Diap, Topolino, Winnie the Pooh e Ariel. Non penso. Sì, invece. No, ha detto che non ci sono i personaggi perché piove. Ma come, davvero? Sì. Ma non l'avevo capito questo. Raga, non siamo ancora entrati nel parco e già abbiamo fatto degli acquisti. Il più utile, direi, queste sexissime mantelline. Poi tu cosa hai preso? Ho preso delle mani da topolino. Delle mani da topolino e io il lecca lecca e le orecchie da Minnie. Acquisti molto utili direi e soprattutto molto costosi. Costosi, esatto. Eccoli! Raga, che bello! Lì c'è il castello di Disneyland, che però è tipo fatto di cartone perché lo stanno ristrutturando. E comunque questa insomma è l'entrata del parco. Ilma, c'è il castello! Bello! Il castello Marco di Rondello! Mi sono già messa le mie bellissime orecchie. Comunque devo dire che ci sono un po' rimasta male perché il castello è in ristrutturazione, quindi è fatto di cartone. Cioè ci sono tipo i cartonati dietro. Col disegno comunque, del castello. Esatto, adesso siamo in fila per fare la giostra di Toy Story. Di Toy Story ed è fighissima. Ho vinto. Adesso facciamo la giostra di Star Wars. Sei pronto? Sì, andiamo, dai. Davvero super figo, bello, che dici? Questo bello, molto bello. Solo un sacco di luci 3D, flascava un sacco. Poi andava bello veloce, eh? Flascava, eh. Comunque io mi sono accorto veramente di essere vecchio, perché inizio a soffrire le giostre. Mamma mia, che vecchietta, ragazzi. Io invece amo le giostre. Siamo venuti alla Fuente dell'Oro, che è un ristorantino per fare un piccolo break. Abbiamo preso nachos, pollo e dei bellissimi legumi che hanno un'aria un po' strana, però vabbè. E niente, quindi buon appetito. I nachos sono strabuoni, però. Buoni. Diciamo che prendere questi legumi non è stata proprio un'ottima scelta. Yeah. Ho preso anche queste qui che sono le falafel, che sono tipo delle polpettine di legumi fritte e sono strabuone. Falafel. Vabbè ragazzi, i termini sono un po' errati, però buonissime. Adesso andiamo a fare quella, ovvero la casa dei fantasmi. Tra l'altro è la mia prima casa dei fantasmi di tutta la vita. Tu l'hai già fatte? Io sì, diverse volte, sono un veterano. Un veterano, fai meno il figo. Vediamo.
diciamo casa dell'orrore, poco horror. No, non è vero, io mi sono spaventato tantissimo. Oh, povero Ciccino piccolino. Ho trovato due ragazze che mi seguono anche a Parigi. Salutate. Ciao. Ciao. Ragazzi, il momento più atteso in 18 anni, sto per incontrare Mickey Mouse. Dopo mezz'ora di attesa, eccoli qui. Che carini. Ciao! Bella raga! Comunque stavamo pensando a come fanno quelli che sono nelle mascotte nei parchi. Cioè devono stare tutto il giorno nelle mascotte a fare i gesti con sta musichetta, con il caldo. Io schiatterei. Anch'io. Siamo nel labirinto di Alice in Wonderland, ma il problema è che io mi perdo pure non nei labirinti, con le indicazioni, con Google Maps. Figuriamoci nei labirinti, cioè sono un disastro. Raga, ci sono pure le principesse Disney. Bellissimo. Bellissimo. Ciao Peach. Raga, ho appena scambiato la bella addormentata per Peach. Comunque gli insetti parigini mi hanno lasciato dei regali e mi hanno defecato sui pantaloni bianchi. Grazie. Hai cagato? Raga, so che è normale nei parchi divertimento, ma costa tutto un sacco, cioè 2 acque 10 euro. Ci sono i lingotti d'oro dentro. Siamo nel villaggio dei Pirati dei Caraibi. Yeah. Raga, è fatto benissimo perché sembra veramente notte. Cioè, è giorno, ma qua sembra notte. Adoro. Bella raga, anch'io sono il mandolino. Sì bro. Raga, vi sta solo bruciando casa, non vorrei dire. Cioè, sta bruciando voi. Vabbè, ok. Ciao Johnny Depp, sei un gran figone. Qui c'è un bimbo stupito, ragazzi. Cioè, lui quando si parla di Star Wars impazzisce. E niente ragazzi, l'abbiamo perso. L'abbiamo perso, però come corre. Va bene. Come sarà? Tutto bene. Abbiamo gli occhialini. Ciao. Abbiamo gli occhialini. Addio Disneyland. Arrivederci. Ci torniamo? Certo. Sì. Mua. Mua. Sono le 11 e finalmente siamo arrivati a cena. Direi cenetta più che meritata. Ta-dan! Buon appetito. Ragazzi, sondaggio, vi piace l'avocado o no? Perché lui si sta mangiando un avocado così intero. Però a me non piace, è il cibo degli influencer, ma non mi piace. E quindi fatemi sapere. Siamo arrivati in hotel, è passata la mezzanotte. Cos'è sto coso che spara fuori? E è ufficialmente il 13 di luglio, ovvero un anno degli Ilma. Un anno fa esatto ci siamo messi insieme e sembra passato pochissimo, cioè è volato questo anno. È stato un anno bellissimo e sono felice di avere una persona come te. Anch'io amore, grazie di tutto. Un anno! E in tutto ciò ieri barra oggi, cioè il 12 di luglio, è stato pure il compleanno del canale, perché 4 anni fa esattamente, il 12 luglio 2017, ho aperto il mio canale YouTube e sapete benissimo quanto è importante per me e ci tenevo quindi a ringraziarvi, perché senza di voi non sarei la persona che sono oggi, non avrei vissuto tantissime cose, non avrei forse superato quel brutto periodo di cui vi ho parlato. Insomma, volevo dirvi grazie perché siete fondamentali per me, siete parte della mia vita e non siete follower, non siete iscritti al canale, siete come amici, siete veramente speciali, quindi grazie. E questo è solo l'inizio di un'avventura lunghissima. Già sono passati 4 anni, raga, sembra ieri che ho aperto il canale, che ho iniziato a fare ciao ragazzi, facciamo lo slime con la colla vinilica, e sono già passati 4 anni, e quindi vivremo insieme ancora tantissime avventure, sono sicura, perché spacchiamo, siamo una famiglia bellissima. E grazie, vi voglio un bene dell'anima. Tra sveglia presto, giostre, pioggia, è stata una giornata veramente stancante, quindi ora andrò a dormire, vi saluto, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao belli!